Claudio Lippi svela perché Elisa Isoardi è stata fatta fuori dalla RAI. Claudio Lippi ha rilasciato una lunga intervista in cui, tra i vari argomenti toccati, ha anche parlato dell'addio di Elisa Isoardi alla RAI. Dopo la chiusura della prova del cuoco, infatti, la Isoardi non è stata più presente in nessuna trasmissione televisiva targata RAI. Lippi, nel corso dell'intervista, ha spiegato che questo è accaduto per un motivo ben preciso, almeno dal suo punto di vista. Claudio Lippi ha rilasciato un'intervista nella quale, oltre ad aver parlato un po' di sé e della sua vita privata, ha anche trattato l'argomento Elisa Isoardi. Quest'ultima ha preso il posto di Antonella Clerici alla prova del cuoco, ma successivamente, dopo la chiusura del programma, la Isoardi non è più apparsa in Rai da nessuna parte. I suoi tanti fan si sono chiesti per quale motivo lei non sia più riapparsa in altre trasmissioni, ma a quanto pare non sarebbe stata una sua decisione. Claudio Lippi, che è sempre stato presente nel cooking show della RAI, affiancando prima la Clerici e poi Elisa Isoardi, ha rivelato quali sono secondo lui i motivi per cui la Isoardi non è apparsa più in nessuna trasmissione televisiva. Lippi ha dichiarato che, innanzitutto, le motivazioni sono state legate al fatto di aver ricevuto un'eredità pesantissima. Elisa si è dovuta occupare di un programma che apparteneva storicamente ad Antonella Clerici e a cui il pubblico era particolarmente affezionato in questa veste. Per questo motivo, ovviamente, non tutti sono stati contenti di vedere la stessa trasmissione con al timone la Isoardi. Claudio Lippi, però, ha anche dichiarato che il secondo motivo per cui Elisa è stata silurata dalla RAI riguarda le sue relazioni. Lippi ha dichiarato che ha pesato molto la storia d'amore della Isoardi con un personaggio molto noto, ma anche discusso e divisivo. Ovviamente il riferimento di Lippi è a Matteo Salvini, con cui la Isoardi ha avuto una relazione sentimentale abbastanza lunga. Claudio ha spiegato che quella storia d'amore attirò molte antipatie e potrebbe essere stata la causa del suo allontanamento. Dopo aver parlato della sua esperienza alla prova del cuoco, al fianco di Elisa Isoardi, che per lui è stata assolutamente positiva, Claudio Lippi ha trattato un altro argomento, abbastanza spinoso e di cui, fino a questo momento, non si era parlato. Lippi infatti ha rivelato dei retroscena per quanto riguarda la sua separazione dalla moglie. Infatti, dopo un periodo di forte crisi i due hanno deciso di separarsi. Claudio Lippi, però, ha svelato che questa crisi in seguito è rientrata e perciò, di comune accordo, i coniugi hanno deciso di lasciar perdere separazioni e divorzi e di tornare assieme. Lippi ha raccontato che la decisione di ricomporre la loro relazione è partita proprio da sua moglie, che anche se all'apparenza può sembrare una donna dura, in realtà è molto buona e comprensiva. Proprio per via di questo suo carattere così attento, la donna ha deciso di ricompattare il matrimonio perché, secondo Lippi, lei è consapevole che lui nella vita ha sempre perso tutto due volte. Claudio Lippi ha poi spiegato che ad oggi, proprio per via di questi suoi dolori del passato, ha imparato a sorridere a tutti. Si dimostra così gentile anche con coloro che non lo stimano e gli hanno fatto del male. Secondo Lippi, questa è la sua forza principale ed è il motivo per il quale riesce ad andare avanti, anche in situazioni difficili. Voi che cosa ne pensate? Vi manca Elisa Isoardi nelle trasmissioni targate RAI? Ed anche secondo voi, come Claudio Lippi, questo è il motivo per cui lei non è più presente in TV? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.